Sbaglieremmo tutti a pensare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi, scadenze. Vi proporrei di leggerlo anche in un altro modo. Metteteci dentro le vite degli italiani, le nostre, ma soprattutto quelle dei giovani, delle donne, dei cittadini che verranno. Le attese di chi più ha sofferto gli effetti devastanti della pandemia, le aspirazioni delle famiglie preoccupate per l'educazione e il futuro dei propri figli, le giuste rivendicazioni di chi un lavoro non ce l'ha o lo ha perso, le preoccupazioni di chi ha dovuto chiudere la propria attività per permettere a noi tutti di frenare il contagio, l'ansia dei territori svantaggiati di affrancarsi da disagi e povertà, la consapevolezza di ogni comunità che l'ambiente va tutelato e rispettato. Ma nell'insieme dei programmi che oggi presento alla vostra attenzione c'è anche e soprattutto il destino del Paese. Dico questo perché sia chiaro che nel realizzare i progetti, ritardi, inefficienze, miopi visioni di parte anteposte al bene comune peseranno direttamente sulle nostre vite, soprattutto su quelle dei cittadini più deboli e sui nostri figli e nipoti. E forse non vi sarà più il tempo per porvi rimedio. Il piano ha tre obiettivi principali. Il primo, con un orizzonte temporale ravvicinato, risiede nel riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica. Con una prospettiva più di medio-lungo termine, il piano affronta alcune debolezze che affliggono la nostra economia e la nostra società da decenni. I perduranti divari territoriali, le disparità di genere, la debole crescita della produttività e il basso investimento in capitale umano e fisico. Infine, le risorse del piano contribuiscono a dare impulso a una compiuta transizione ecologica. Buongiorno Siena, buongiorno Radio Siena TV, ben trovati. Martedì 27 di aprile, io sono Giulia Maestrini, questo è il nostro appuntamento del mattino con le notizie. Quello che avete sentito in copertina era ovviamente il Premier Mario Draghi ieri alla Camera, dove ha illustrato il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrà passare in Parlamento appunto oggi e domani, oggi alla Camera, domani in Senato, per poi essere presentato a Bruxelles entro il 30 di aprile, cioè entro questa settimana. Un piano da 260 miliardi tutto compreso, su sei tracce di base. In primis, come avete sentito, la transizione ecologica, ma poi anche il sud, la digitalizzazione, le infrastrutture, l'istruzione, l'inclusione sociale, la salute. Ha parlato tanto di giovani, di donne, di categorie che hanno patito di più gli effetti della pandemia. Il piano sul breve periodo è proprio quello di far ripartire l'Italia dopo la crisi, sul lungo periodo è quella di portarla in un futuro più moderno, più digitale, più ecologico, più innovativo, e per renderla davvero un paese diverso. Un piano con pochi numeri e un po' tanto racconto del futuro, una visione del paese davvero nuova, che però francamente si scontra con il quotidiano della classe dirigente della politica, che continua invece ancora a scontrarsi, a dividersi e a questionare su cose piccole rispetto forse alla chance che abbiamo di fronte per il futuro del paese. Intanto, come dicevo, tanti soldi, sono 248 miliardi di euro tra quelli che arriveranno dall'Unione Europea, al fondo complementare, altri destinati alle opere specifiche. Insomma, davvero un pacchetto di misure che, ricordiamo, ha un piano pluriennale e che comunque andranno conquistate con il procedere e l'avanzare dei lavori. Non sono soldi che mettiamo lì nel cassetto e li usiamo per farci ciò che vogliamo. Oggi
oggi, come detto, il voto alla Camera, domani passerà in Senato. L'accusa da più parti è che questo piano sia arrivato troppo in ritardo per essere davvero dettagliato, per essere davvero discusso, anche se, come sappiamo, c'erano state molte consultazioni nei giorni precedenti fra il governo e le varie parti civili, sociali e politiche del paese. Vediamo i primi titoli sui giornali nazionali, che sono dedicati in gran parte proprio a questo appuntamento di ieri. Questo è il Corriere della Sera: appello di Draghi, in gioco l'Italia. Il premier alla Camera sul recovery, no a visioni di parte, piano da 248 miliardi, aiuti per i giovani. Tensioni poi nella maggioranza sul coprifuoco, Conte e Letta contro Salvini, riaperti ristoranti e cinema, il ritorno nelle sale. Da ieri zona gialla, appunto, le prime riaperture, gran parte del 14 regioni in zona gialla, quindi ristoranti, bar, negozi, ma soprattutto cinema e teatri. Infatti la foto che il Corriere della Sera mette in prima pagina è questo cinema Beltrade a Milano, che ha deciso di riaprire ieri mattina alle 6, ha fatto il tutto esaurito in uno spettacolo appunto mattinierissimo alle 6 del mattino, tutto esaurito chiaramente con le dovute discriminanti, perché come sappiamo le sale hanno una capienza molto ridotta. E qui c'è un commento sul Corriere della Sera, un dovere battere i pregiudizi, un commento a firma di Gian Antonio Stella, che parla proprio dei pregiudizi nei confronti dell'Italia, paese spesso associato a scarsa efficienza, a nepotismo, a corruzione e a scarsa capacità di mettere in piedi le promesse e i piani, e dice questo è appunto un dovere battere i pregiudizi. Sulla Stampa addirittura ancora più duro, Marcello Sorgi, che scrive un commento che si intitola "Ultima chance per rimettere in piedi l'Italia", dove dice sostanzialmente che questo piano è davvero l'ultimo momento per far cambiare passo al paese. E sul titolo di apertura è proprio su questo: nel recovery il destino del paese, Draghi ai partiti, basta visioni miopi, ora onestà e gusto del futuro. Letta e Conte morsa su Salvini, presentato il piano alla Camera, riparare i danni della pandemia, i giovani e le donne hanno sofferto di più. Questo è il titolo della Stampa, che in prima pagina anche la Stampa mette una foto da Torino, tutto esaurito dai cinema ai ristoranti, e questa, scusate, la foto è da Milano, e questo è appunto il tema delle riaperture. E la stessa foto, cioè stesso tema con foto diversa, la troviamo su La Repubblica. Qui siamo a Bologna con un pranzo nei tavolini sotto i portici, ma il titolo è dato al recovery: Draghi, ricostruiamo l'Italia, il premier presenta alla Camera il piano da 248 miliardi, se prevarranno visioni di parte non ci sarà più tempo, il ministro Giovannini con le riforme attiriamo altri investimenti dall'estero. E poi appunto c'è ancora il tema su di Alitalia. Poi Covid, primo giorno di quasi libertà, città invase dai tavolini all'aperto, e questo l'abbiamo visto un po' anche noi a Siena, dove ieri sono ripartiti appunto i tavolini con la concessione del suolo pubblico allargata, come avevamo visto già dall'anno scorso, e si parla già di una proroga a questa concessione di suolo pubblico gratuita che dovrà passare in consiglio comunale. E poi sulla Repubblica e sugli altri giornali, ma ne avevamo già parlato ieri perché la notizia era arrivata in nottata, Chloe e Francis, la felicità di due anime nomadi, questo è il racconto sulla notte degli Oscar, una notte degli Oscar che ha un po' deluso per l'assenza un po' di spettacolo e di magia in un anno in cui chiaramente anche il cinema ha fatto i conti con la pandemia, quindi tutto è stato a ritmo molto ridotto. Vi segnalo sempre dalla Repubblica un reportage da Foggia, gli immigrati sotto il fuoco dei cecchini. Siamo a Foggia, dove nella baraccopoli, il cosiddetto ghetto dove si stanno i ragazzi africani che raccolgono i pomodori, e ieri c'è stato appunto una sorta di attacco, alcuni italiani su un'auto che hanno sparato a questi ragazzi migranti,
e braccianti, e insomma in un luogo che non dovrebbe neanche esistere, perché appunto è una vera e propria baraccopoli completamente illegale, dove insomma già da tanti anni si consumano le questioni legate anche al caporalato e alla davvero illegalità totale. Questo è da leggere su La Repubblica. Fermiamoci qui con le notizie, no, l'ultima la prendo dal Corriere, perché allerta per la variante indiana in Veneto, i primi due casi ieri segnalati da Zaia, ma focolai nelle comunità indiane ci sono ad esempio in Lazio e in altre regioni. L'India, come sapete, è il paese che in questo momento sta vivendo la situazione più drammatica della diffusione del contagio, c'è grande attenzione anche ovviamente nel nostro paese. Fermiamoci davvero, perché qui siamo già lunghissimi, pausa pubblicitaria, poi torniamo con gli affari di casa nostra. Siena, bentornati in diretta, ci colleghiamo subito con il nostro ospite, c'è con noi via Skype Sandro Orlandini. Sandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben ritrovato. Dunque, piano di ripresa e resilienza, un nome complicatissimo, tu ne hai parlato, ne abbiamo parlato tanto del recovery plan, ieri finalmente ce l'abbiamo fatta ad averlo alla Camera, e non so che è successo, c'è ancora Sandro Orlandini, lo abbiamo perso, sì c'è, abbiamo perso solo il video, ok. Sì, scomparso, vabbè, avrò soltanto un voce, non so, può darsi abbia pigiato qualche cosa. La tecnologia. Ho disattivato la telecamera, ma non so come ho fatto. Vediamo, non importa. Eccoci qua, ci sei, molto bene. Dicevo, ci hai riflettuto tanto sul piano, sul recovery plan, che idea ti sei fatto a questo punto e cosa può toccare anche a noi, diciamo? Sì, ecco, dal punto di vista generale io appartengo a coloro, e non è che hanno risparmiato qualche critica al fatto che, come ogni tanto dici te in trasmissione, anche Draghi è arrivato parecchio lungo, insomma, nel senso che l'ha portata a discussione del Parlamento all'ultimo momento, non consentendo quel confronto fra i partiti, ma più in generale nella società italiana, che veniva richiesto con forza, e con forza era stato richiesto al governo precedente. Ma uno dei pregi dell'unità nazionale è quello di aver spento almeno in parte la virulenza delle polemiche che c'erano invece con il governo precedente a questo, e quindi bene così, bene che il piano sia arrivato. Siena e questo piano, ma io direi che anche in questo caso siamo di fronte a una Siena piuttosto assente, eppure di cose da pensare, chiedere, prospettare e progettare ce ne sarebbero, e ce ne sarebbero in gran quantità in vari settori. Io faccio un elenco rapidissimo. Le ferrovie è l'occasione decisiva, è l'occasione decisiva intanto per avere il raddoppio della Siena Empoli Firenze, non soltanto il tratto Granaiolo, ma pensare seriamente al raddoppio anche della tratta, molto più difficile vista l'orografia, tra Poggibonsi e Siena, e vista anche c'è una galleria, anzi due, ma insomma in particolare Vele Mazzafonda, che crea indubbiamente difficoltà e spese, però è il momento decisivo. Qualche giorno fa qualcuno ha parlato anche di migliorare il collegamento tra Sinalunga e Arezzo in maniera tale che il treno si possa andare più facilmente sulla Siena Chiusi fino a Sinalunga e poi da lì proseguire più agevolmente per Arezzo. E questo è il futuro che indica il recovery plan. Tra l'altro parla addirittura di alta velocità fino al
sud, no? Proprio in tema di treni. Noi ci potremmo accontentare di una velocità maggiore determinata dal miglioramento delle linee, non tanto dai treni in se stessi, in queste tratte una velocità sufficiente la possono avere. Trasporti urbani. Pensiamo ai trasporti urbani e quindi alla sostituzione di gran parte, se non di tutti, gli autobus con autobus elettrici che su alcune linee già a Siena ci sono, ma potrebbero essere sostituiti interamente. E poi sul piano del piano appunto della mobilità, pensare a una viabilità dedicata proprio ai mezzi pubblici con corsie preferenziali. Ancora la ciclabilità. Una città come la nostra è diventata famosa anche per manifestazioni come Strade Bianche, non è raggiungibile con piste ciclabili dedicate. E questa invece è la mobilità del futuro e il turismo anche del futuro. Io ho avuto la sensazione, non so se sei d'accordo, ascoltando anche ieri Draghi e poi leggendo le reazioni dei partiti, che ci sia uno scollamento fra la visione del paese del futuro e le questioni che stanno a cuore ai politici o agli amministratori pensati solo per l'oggi, no? Cioè quello che tu dici, e sono solo alcuni esempi, prevedono e presuppongono dei piani sul lungo periodo destinati a creare disagi sull'oggi, perché chiaramente cantieri, lavori, questioni eccetera, e che quindi la politica attuale non ha interesse a portare avanti. Cioè trovo proprio uno scollamento fra la visione che servirebbe del futuro e invece i piccoli interessi di bottega. Sì, una causa sicuramente è questa, però compito della politica sarebbe quello appunto invece di guardare al futuro, di programmare, progettare, immaginare, sognare anche. Ma voglio dire, altri settori sono quelli della sanità, dalle scorte alla sanità di base su cui investire o reordini, e poi il settore delle biotecnologie, quindi finanziamenti in questa direzione, e infine la cultura. Santa Maria della Scala, di cui domani si discuterà in Consiglio Comunale, se non riesce a rientrare dentro finanziamenti europei di questa portata, sarebbe un guaio. Insomma, di queste cose a Siena non si discute. Si discute piuttosto della nomina di Chiappini da parte della Regione e Fondazione, si discute di altri aspetti di questo genere qui. Questo disegno, questa prospettiva non c'è. Il motivo per cui non c'è, una ipotesi è quella che te facevi, probabilmente ce ne sono anche altri di motivi. Sta di fatto che questa è la situazione. In Consiglio Comunale, nella città, di queste cose non si parla. A proposito di Consiglio Comunale di Santa Maria, visto che l'hai buttato sul tavolo e che è un tema, come sanno gli ascoltatori di Buongiorno Siena, a me caro assai, domani... Più volte ne hai parlato, certo, ne abbiamo parlato anche io. Mille volte nel Santa Maria, senza grossi risultati peraltro. Domani quindi Consiglio Comunale in videoconferenza, quindi non si può nemmeno andare a assistere, su proprio fra le altre cose lo statuto della nuova fondazione del Santa Maria della Scala. Che idea ti sei fatto? Ma io un'idea penso di averla già espressa in altra occasione, proprio anche parlando nella tua trasmissione. Ma il problema non è in se stessa la fondazione. La fondazione può essere una buona soluzione, anche se c'è stato l'interrogativo perché non una fondazione di carattere culturale, come sono la maggior parte di quelle in Italia, gestiscono dei complessi museali dei luoghi di cultura. Però il problema non è la fondazione. La fondazione può andare bene. Il problema, a mio giudizio, è la visione nella quale al momento questa fondazione viene inserita. Ed è una visione, io la dico così, da sienina.
che è un modo chiamiamolo senesizzante di chiamare quella cosa, in inglese suona in a house, in casa, cioè di pretendere di fare del Santa Maria della Scala, che dovrebbe avere ambizioni nazionali, oltre che nazionali, europee, mondiali, un qualcosa che funziona attingendo solo e esclusivamente, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista capacità gestionali, tecniche e programmazione artistica, alle risorse che abbiamo qua. E infatti la prospettiva qual è? È che i servizi vengano esercitati da Siena Parcheggi, che, come dice il nome stesso, non è che si chiama la gestione di servizi di carattere culturale, ci sia un rapporto stretto con la Fondazione Monte dei Paschi, come del resto in passato c'era stato come membro della Fondazione Santa Maria della Scala e quindi come finanziatore, ma sempre risorse locali sono, e la Fondazione, noi sappiamo, non è più quella di allora, di qualche anno fa, ecco, sostanzialmente, e poi l'utilizzazione di una struttura della fondazione, una struttura culturale che è Vernice, dove lavorano persone molto brave e competenti, ma probabilmente non hanno né il numero né nelle spalle per sostenere un progetto come quello che dovrebbe essere il Santa Maria. Quindi i dubbi sono questi: privati che entrano nella fondazione, si diceva appunto oltre alla fondazione Monte dei Paschi. Qualche anno fa, all'inizio di questo mandato amministrativo, era girato il nome di un mecenate olandese, von Kaldenberg, mi pare, vero, si chiamava, poi che effettivamente è una persona che nel suo paese ha realizzato musei importanti, soprattutto di arte contemporanea. Poi è scomparso da radar, può darsi riappaia, non lo so, per il momento nulla ne sappiamo. Sappiamo che, se non ho letto male, la fondazione Santa Maria della Scala parte con una dotazione di 50.000 euro. Non sembra una cifra spaventosa, considerando, cioè, che tenere aperto il Santa Maria della Scala costa circa un milione di euro l'anno, anzi un po' di più, esatto, anche solo aprire i cancelli. Diciamo che Paperon de Paperoni cominciò con Zent, di conseguenza speriamo invece, insomma, che queste previsioni un po' al nero, insomma, questi dubbi un po' che gettano un po' un'ombra che io ho espresso, siano invece del tutto sbagliati e tra un po' il Santa Maria della Scala possa volare. E ci sia anche quella grande mostra che mi pare in questi tre anni non c'è stata, e forse nemmeno nei prossimi due, forse ci sarà quella su Rutilio Manetti, che sarà indubbiamente una mostra importante, interessante. Non so se potrà essere annoverata a farle grandi. Vedremo e vedremo, proprio a cominciare dal Consiglio Comunale di domani, che darà il via libera a questa nuova organizzazione. Grazie a Sandro Orlandini di essere stato con noi, puntuale come al solito, e ci vediamo la prossima settimana. Benissimo, arrivederci. Grazie, noi invece andiamo in pubblicità velocemente e poi torniamo. Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Dunque, è arrivata ieri una notizia di cronaca giudiziaria che era attesa, perché è stata chiesta l'archiviazione nei confronti dell'autista coinvolto nell'incidente che il giugno scorso vide protagonista Alex Zanardi. Vi ricorderete, l'autista del camion che procedeva in direzione contraria, che era stato indagato per capire se fosse stata una sua manovra sbagliata in qualche modo a causare l'incidente. Le perizie hanno detto che
che non esiste alcun nesso causale tra la condotta dell'autista e l'impatto con la handbike sulla quale viaggiava l'ex campione di Formula 1. Sentiamo il servizio che è andato in onda nel TG di Siena TV. La procura di Siena ha chiuso le indagini sull'incidente di Alex Zanardi ed ha richiesto l'archiviazione per il camionista coinvolto nel sinistro. Lo scorso giugno l'ex pilota di Formula 1 si scontrò violentemente contro il camion guidato da Marco Ciacci lungo la statale 146 tra Pienza e San Quirico d'Orcia. Zanardi venne immediatamente ricoverato e operato d'urgenza all'ospedale Le Scotte di Siena. Successivamente fu trasportato prima al San Raffaele di Milano, poi in una clinica di Lecco ed infine all'ospedale di Padova, dove sta seguendo un percorso di riabilitazione fisica e cognitiva. Nel frattempo l'autista del camion, Marco Ciacci, è stato al centro delle indagini condotte dalla procura. I magistrati oggi hanno constatato che non c'è alcun nesso causale tra la condotta tenuta dall'autista alla guida dell'autocarro e la determinazione del sinistro stradale. Sempre nel comunicato della procura viene specificato che l'autista dell'autocarro viaggiava ad una velocità moderata e comunque ampiamente al di sotto del limite di velocità previsto su quel tratto di strada. Reagiva prontamente alla vista del ciclista, mettendo in atto una manovra di emergenza per allontanarsi dalla linea di mezzeria e cercare di evitare l'impatto con l'handbike, impatto che sfortunatamente si è verificato, ma interamente all'interno della corsia di pertinenza dell'autoarticolato. I legali di Zanardi sono contrari all'archiviazione. Nelle istanze di opposizione sostengono che il parziale superamento della linea di mezzeria abbia determinato la manovra di sterzo a destra di Zanardi, da cui è conseguita la perdita di controllo del mezzo. Adesso il fascicolo è nelle mani del GIP, che dovrà decidere se disporre l'archiviazione oppure proseguire nel procedimento. Ecco qua, questo è il punto della situazione appunto rispetto a questa inchiesta. Sui giornali troviamo ampia copertura, anche un'intervista al camionista coinvolto che dice: non ho mai rifatto quella strada, sono stati mesi terribili, e questo è comprensibile. Noi adesso invece andiamo fuori dal nostro territorio, andiamo oltre le mura, facciamo un salto a Firenze dove c'è Giovanni Ciappelli. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ben ritrovato. Allora, io vorrei partire proprio da una questione fiorentina, perché in questo weekend da pre-zona gialla si è scatenato un po' il delirio di aperitivi, feste e quant'altro, tanto che è arrivata addirittura una lettera dell'Ordine dei Medici che fa un po' una lavata di capo a tutti quanti. Fate pure quello che vi pare, noi abbiamo ancora gli ospedali pieni. Vedete un po' voi, la riassumo in termini non troppo burocratici. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, Dattolo, l'ha messa giù abbastanza dura. Cosa che in realtà posso dire già da diversi giorni, quando insomma si prospettava un periodo di riaperture, la reintroduzione della zona gialla, diversi rappresentanti dell'ambito sanitario mettevano questo monito avanti, non ultimo il presidente della Fondazione Santa Maria Nuova, Landini, Giancarlo Landini, fondazione che ha in capo diversi ospedali dell'area fiorentina, avvertiva è prematuro riaprire o comunque far passare questo concetto di bomba libera a tutti, perché va bene, i contagi sono in seppur lieve calo in valore assoluto, ma la situazione degli ospedali è ancora molto difficile. E la lettera che è arrivata ieri appunto dall'Ordine dei Medici fiorentino fa seguito a quello che è successo domenica per il 25 di aprile a Firenze. C'è stato un vero e proprio anticipo di zona gialla, un anticipo anche di primavera quasi estate a livello meteorologico, e questo chiaramente magari ha incentivato, naturalmente mi sento anche di dire, però ecco, Piazza Santo Spirito tradizionalmente il 25 di aprile ospita la manifestazione alternativa della festa della liberazione organizzata dal Comitato Firenze Antifascista. Probabilmente si è andati troppo in là, perché le foto, i riscontri che arrivano, una partecipazione che non si è limitata soltanto al pomeriggio ma che è andata avanti anche la sera, con scarso uso di mascherine opportunamente, almeno a vedere da video e foto insomma.
opportunamente indossate, appunto vedendo da foto e video, è chiaro che lascia molto più che interdetti, diciamo così. Oltre a questo ci si è aggiunta l'ormai atavica, oltre che comprensibile naturalmente, protesta dei frati della Basilica di Santo Spirito, che vedono il sagrato invaso ogni volta, il sagrato della Chiesa invaso ogni volta. La prefettura ha annunciato, ieri c'è stata una riunione del Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, la possibilità di nuove misure anti-assembramento, cosa che era già stata fatta nei mesi scorsi in aree specifiche. Ecco qua, intanto mentre città, parli, per chi ci vede in TV, stiamo vedendo proprio i video di Piazza Santo Spirito del 25, quelli che sono girati su Facebook. Domenica pomeriggio soprattutto. Sì. E la questione è che appunto si potrebbe tornare, e anzi pare cosa fatta, basta definire nella pratica quali potranno essere, a nuovi interventi di limitazione di frequentazioni di determinate zone della città, così appunto come era già successo. In tutto questo, domenica sera in Piazza Signoria c'è stata anche la manifestazione Scoprifuoco, non solo a Firenze ma anche in altre città della Toscana, soprattutto esercenti, in particolare gli aderenti all'associazione TNI, che hanno impostato questo presidio simbolicamente alle 22:01, quindi all'inizio del coprifuoco, per chiedere appunto la revoca di questo tipo di provvedimento. E c'è stata anche una manifestazione con diversa gente a Lucca, no? Intorno, sì, alle mura, lì erano no mask, no vax, sì, no, no tutto, però centinaia, sì, di persone. Sì, organizzata da uno youtuber, sono arrivati chiaramente i controlli delle forze dell'ordine, sapendo di questo tipo di iniziativa, che non credo fosse nemmeno autorizzata date le caratteristiche, sono arrivate anche le sanzioni, insomma, per chi si è ritrovato in questa maniera appunto a Lucca. Ieri i quotidiani ricordavano che è stato, se non un flop a livello di partecipazione, quantomeno un, diciamo, flop a livello di sanzioni poi subite, ma quelle erano facilmente immaginabili. La sensazione un po' è che da una parte ci sia questo grande bisogno, no, di libertà, di tornare, che è anche comprensibile dopo tanti mesi di limitazioni, dall'altra è che non si faccia i conti con dei numeri reali, voglio dire, i numeri dei contagi, della pressione sugli ospedali, delle terapie intensive sono ancora gli stessi, non è che è cambiato molto da un mese fa a questa parte, quindi La questione della, ormai, come dire, che ci stiamo portando dietro da un anno e più a questa parte, la coperta dovunque la tiri è corta se si predilige l'aspetto sanitario, si scopre il lato economico delle categorie, certo, degli esercenti. Se si va a coprire il lato degli esercenti, è chiaro che ne risente la questione sanitaria. C'è un bel dibattito politico a livello nazionale sulla questione appunto del coprifuoco, che io sinceramente non capisco come provvedimento, cioè nella norma, ne capisco lo spirito ovviamente, cioè quello di evitare gli assembramenti, certo, evitare che ci siano persone che si radunano e tutto quanto, e lo spirito è logico. Che poi però ci debba essere uno scontro tra ministeri, come ho letto ieri sui giornali ed erano le cronache delle ultime ore, uno scontro tra ministeri su quanto si può stare ai tavoli di un ristorante, perché i ristoranti sono aperti la sera, chi, certo, può farlo, però c'è il coprifuoco. E il ministro Gelmini che dice no, ma si potrà stare fino alle 22 ai tavoli di un ristorante a sedere, poi alle 22 si può tornare a casa. E arriva la nota interpretativa del Viminale, del Ministero dell'Interno, che dice no, assolutamente no, alle 22 bisogna 22 essere a casa. Sì. Ora, scusate, ma è davvero questa la cosa su cui, cioè, l'essere così tanto pignoli su questo tipo di dettaglio, che su questo bisogna impostare un dibattito politico, per cui due ministri o comunque due apparati dello Stato devono andare a farsi le pulci a vicenda? Ecco, facciamo tutti un bel ragionamento più serio, perché se no davvero non ne usciamo. Assolutamente. Ne usciamo invece cambiando argomento, rapidissimo flash su una maxi operazione che ha coinvolto ieri la Toscana. Si parla di, anche qui, di cibo, ma da un altro punto di vista, di cibo taroccato, no? Siamo, sì, nel livornese?
qui non ci si mette a sedere al ristorante, ma si va a uno dei più grandi stabilimenti agroalimentari toscani, ma io penso anche italiani, quello della Petti a Venturina, siamo nella costa livornese. Ieri i carabinieri del Nucleo Tutela Agroalimentare hanno sequestrato quasi 4.500 tonnellate di pomodoro lavorato o già prodotto, perché l'ipotesi della procura di Livorno, ci sono 6 persone indagate, è che quello che veniva definito prodotto 100% italiano o addirittura in qualche caso 100% toscano fosse miscelato ad altri pomodori provenienti dall'estero, addirittura anche fuori dall'Unione Europea, e si tratterebbe di una discreta frode in commercio, soprattutto se si pensa al marchio Petti, che credo sia anche abbastanza noto e conosciuto, visto che appunto si sta parlando di una realtà industriale molto grande. Oggi sul Tirreno mi pare c'è la difesa dei manager della Petti, spiegando che quel prodotto non sarebbe stato destinato al mercato italiano, ma a mercati esteri in cui c'è magari una differente regolamentazione. C'è però da tornare sul tema per cui, quando si compra un prodotto, soprattutto appunto agroalimentare, e si trova scritto 100% di provenienza, bisogna essere sicuri che lo sia, non solo per l'aspetto qualitativo, in qualche caso anche per anche questioni di sanitarie, di sicurezza alimentare, mettiamola di sicurezza così. Alimentare, assolutamente, esatto. E non possiamo abbassare la guardia su questo tema, perché insomma l'agroalimentare in Italia e anche in Toscana insomma non può assolutamente essere buttato così al vento, visti tutti i discorsi che abbiamo fatto anche recentemente sulla tutela del Made in Italy, esatto. Del Made in Tuscany, eccetera eccetera. Se già i problemi arrivano da fuori, non creiamoceli anche all'interno. Non c'è dubbio. Grazie Giovanni Ciappelli di essere stato con noi, di averci fatto questa panoramica sulla regione, e ti auguro buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buon proseguimento di giornata. Ecco qua, noi facciamo ancora una pausa, poi torniamo, c'è ancora un altro tema con un altro ospite. Siena, bentornati in diretta, martedì 27 di aprile, apriamo un'altra pagina e andiamo a collegarci con un'altra ospite. C'è con noi via Skype Serenella Pallecchi, presidente dell'ARCI Siena, buongiorno. Buongiorno, ciao Giulia, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovata. Allora, siamo qui per parlare di un progetto promosso dall'ARCI con la Corte dei Miracoli e con il sostegno della Fondazione Monte dei Paschi nell'ambito del bando Riesco 2020 e altri partner attivi nel mondo sociale. Si chiama Comunità Solidali. Intanto, che significa? Partiamo da qui. Allora, intanto voglio fare una premessa, perché questo progetto Comunità Solidali è un percorso, è il risultato di un percorso, perché ARCI e Corte dei Miracoli avevano presentato ognuno un proprio progetto nell'ambito del bando Riesco alla Fondazione Monte dei Paschi, e la Fondazione ci ha supportato, oltre che darci il contributo fondamentale per la realizzazione del progetto, ci ha supportato con la propria struttura e i propri esperti in un percorso di coprogettazione, per cui dai nostri due progetti ARCI e Corte dei Miracoli abbiamo costruito un progetto integrato e sicuramente molto più efficace per la comunità, che è il risultato di Comunità Solidali. Comunità Solidali vuol dire comunità che esprimono energie, comunità che esprimono collaborazioni in modo solidale. Noi abbiamo pensato questo progetto intendendo un nuovo modo, sperimentando un nuovo modo di fare welfare, un welfare comunitario che parte dal basso, dalle singole comunità, in due zone particolari, proprio perché sperimentali e quindi circoscritte, di Siena, che sono Ravacciano e Porta Romana. Siamo partiti da un'analisi dei bisogni con soggetti che già erano attivi, sono attivi in quelle due zone, e abbiamo appunto ipotizzato questo progetto, che è già partito e che ha catalizzato praticamente tutte le realtà presenti
le realtà associative, ma anche le parrocchie, le associazioni culturali già presenti in questi due, in queste due zone. Entriamo nel merito, no? Cioè, per esempio, a Ravacciano si parla dell'attivazione di un servizio di portierato sociale e uno sportello dei diritti a disposizione dei cittadini italiani e stranieri, ad esempio. Che cos'è il portierato sociale? Portierato sociale è un servizio di prossimità che da una parte è un servizio, nel senso che veniamo incontro ai cittadini per evitare il più possibile in questo periodo di pandemia di supportarli anche nella relazione con le istituzioni o gli uffici pubblici. Faccio degli esempi, li aiutiamo a fare la domanda per il bonus alimentare, okay, perché non tutti hanno lo speed, non tutti hanno internet, non tutti hanno la tecnologia che oggi ci vuole. Li aiutiamo nelle spedizioni e nel ricevimento di pacchi, nel pagare le bollette, in tutte queste piccole attività che per le persone che non hanno strumenti per farlo, ma anche le persone anziane sole non avrebbero la possibilità, e lo facciamo in tutta sicurezza e lo facciamo all'interno del Circolo Arci di Ravacciano, che è il punto di riferimento del quartiere, lo è già, lo era già, e in questo modo per gli abitanti del quartiere è un servizio fondamentale, ma nello stesso tempo è anche l'attivazione di una rete solidale tra cittadini, i cittadini stessi che usufruiscono di questi servizi poi si attivano per aiutarci a aiutare altri cittadini. Infatti il bando Riesco, il sottotitolo è sostenere chi sostiene, sosteniamo chi sostiene, quindi noi aiutiamo e così attiviamo altri abitanti del quartiere, certo, altre persone che ci aiutano nel supportare altri. Quindi sostanzialmente questo significa che chi ha bisogno e chi risiede in quei due territori sperimentali, quindi Ravacciano e Porta Romana, può andare al Circolo Arci e lì trova tutta una serie di servizi che passano anche, leggo ad esempio, dal food, certo, sharing, la raccolta di... Scusami? Può andare nei due luoghi, alla Corte dei Miracoli, certo, per Porta Romana, e al Circolo Arci di Ravacciano, per il quartiere di Ravacciano. Ok, e lì trova anche tutta una serie di altre questioni, ad esempio leggo programma di food sharing e raccolta dei beni di prima necessità e mensa popolare per chi ha bisogno, ma anche attività di doposcuola o lezioni di lingua italiana per cittadini stranieri, cioè tanti bisogni diversi per la società, no? Sì, tanti bisogni diversi, ma noi abbiamo lavorato su due binari, proprio perché l'ho detto prima, vogliamo sperimentare un nuovo modo di fare welfare, perché generalmente si pensa al supporto a chi è in situazioni di disagio e fragilità e dopo poi vengono altre attività, altre risposte. Invece noi le facciamo in parallelo. Insieme alla risposta alle situazioni di disagio e di fragilità mettiamo anche l'offerta culturale e sociale, perché come noi pensiamo la cultura è una medicina generatrice di benessere, di autonomia, di inclusione, e quindi vogliamo lavorare su questi due livelli, infatti ci sono in entrambe le zone anche l'offerta culturale, l'offerta di piccoli eventi sociali che possono far uscire di casa le persone, perché le persone hanno paura, in questo l'hanno avuta, specialmente le persone anziane, e lo hanno tuttora, uscire di casa in tutta sicurezza e provare a ricostruire quei legami sociali che purtroppo la pandemia ci ha logorato. E questo è l'idea nostra di lavorare. Fra l'altro, a questo proposito, un'ultima cosa che esula in parte da questo progetto Comunità Solidali, ma che riguarda molto l'Arci, proprio a proposito dei circoli, no? Che sono stati chiusi per tanti mesi, su cui c'è stata una battaglia anche in Parlamento, in realtà, per dargli la possibilità, come entità del terzo settore, di riaprire, diciamo, con le regole di bar e ristoranti, quindi in quel tipo di protocolli di sicurezza lì. Questa battaglia è andata a buon fine, quindi adesso possono riaprire, riaprite anche voi i circoli Arci?
Da ieri, in base al combinato disposto tra quell'emendamento famoso del 2 bis inserito un mese fa insieme all'ultimo decreto, noi possiamo riaprire solo per la parte di somministrazione, che per noi è un autofinanziamento, ai nostri soci, con le regole e i protocolli di bar e ristoranti. Ovviamente tutte le attività sociali, culturali e ricreative sono ad oggi sospese. Dal 10 marzo 2020 ad oggi sono ancora sospese, per cui è una situazione complicata, molto complicata, però almeno ora riusciamo a riaprire e a ricreare, a riaccendere quella luce nelle frazioni o nei quartieri, la nostra, che appunto è soprattutto nelle comunità più piccole, insomma, fa tanto, no? È un perno sociale importante. Invece, per quanto riguarda l'attività, diciamo, più culturale e ricreativa anche all'aperto, che prospettive avete? Allora, non lo sappiamo, perché purtroppo i centri culturali e ricreativi non si sa dove vengono inseriti. Per cui una libreria può fare la presentazione di un libro nello spazio aperto, nel giardino di un circolo Arci si può fare sì o no? Noi ad oggi ancora non lo sappiamo, perché da una parte viene detto che le nostre attività sono sospese, da quell'altra lo possiamo fare una presentazione di un libro nel giardino? Non si sa. Per cui ad oggi abbiamo aperto solo, per chi può, la somministrazione. Per il resto si spera nel mese dal primo di giugno, quando ricominceranno anche ad aprire le palestre o le attività sportive di un certo tipo, che nel frattempo ovviamente l'Arci Nazionale sta facendo le proprie interlocuzioni con i ministeri. Si spera che le nostre attività, le nostre piccole ma importanti attività culturali e sociali, possano riprendere vita, ovviamente all'aperto. Però ad oggi siamo ancora sospesi. Ho capito. La paghiamo, ci credo. Ci credo, soprattutto appunto nelle comunità più piccole, nelle frazioni, nei paesi dove davvero è un luogo di socialità importante, no? Quindi, insomma, speriamo di avere presto delle risposte anche per voi e di poter tornare presto alla vita normale. Grazie a Serenella Pallecchi, presidente dell'Arci di Siena, grazie di essere stata con noi e buon lavoro. Grazie e buon lavoro a voi. Ecco qua, noi ci fermiamo, ultima pausa pubblicitaria. Prima vi ricordo progetto Comunità Solidali, al momento in via sperimentale, circolo Arci di Ravacciano, Corte dei Miracoli, per la zona di Porta Romana. Pubblicità. Siena, ultima parte della nostra trasmissione, per raccontare una bella storia che torna a Siena dopo 32 anni, perché torna a Siena il reliquiario di San Galgano. Sono stati infatti ritrovati 10 reperti, 10 reliquie sacre che erano state trafugate a Montarioso ben 32 anni fa e che finalmente appunto tornano. Prima passeranno, il reliquiario di San Galgano passerà da un restauro che verrà portato avanti dai Musei Vaticani. L'operazione è stata fatta dai carabinieri di Palermo in collaborazione con la procura del capoluogo siciliano e con quella di Catania. Ieri è stata presentata durante un evento, conferenza stampa, a cui era presente ovviamente il cardinale Paolo Augusto Lo Iudice, c'era collegato anche il ministro Franceschini e tanti altri attori, per raccontare questa storia delle reliquie che tornano a Siena dopo tanti anni. Sentiamo il servizio. 32 anni dopo, le reliquie sono tornate a casa. Il nucleo di tutela del patrimonio culturale dei carabinieri di Palermo ha recuperato gli oggetti che furono rubati nella notte tra il 10 e l'11 luglio 1989 dal Museo Diocesano, all'epoca situato a Montarioso. Ne manca solo uno, ma come ha confermato il comandante Giuseppe Marmora, l'azione degli investigatori andrà avanti. I 10 pezzi recuperati sono stati ritrovati nell'abitazione di un collezionista catanese e, secondo gli inquirenti, non è da escludere un furto su commissione. È stata un'attività complessa, articolata, un'attività di indagine abbastanza lunga, avviata con la procura di Catania, che devo dire ci ha coordinato e supportato in tutte le varie fasi.
mesi, fino a quando alla fine abbiamo avuto tutti gli elementi di riscontro per ottenere appunto una perquisizione domiciliare a casa di un collezionista dell'Interland catanese, e fortunatamente la perquisizione ha avuto un esito positivo, tant'è che abbiamo sequestrato appunto diversi beni culturali, tra cui anche i 10 che oggi appunto stiamo restituendo all'Arcidiocesi di Siena. Il ritrovamento equivale a un giorno di festa per l'Arcidiocesi, perché oltre al valore affettivo c'è anche il prestigio. Tra i manufatti rubati c'è infatti anche il reliquiario di San Galgano, frutto della qualità artigiana dell'oreficeria senese del 300, un evento che è stato celebrato anche dal ministro Franceschini, presente in collegamento video. Io direi proprio di sì, non entro nei dettagli ovviamente né di tempi né di modalità, perché questo ovviamente va pensata, va studiata in accordo poi con le istituzioni preposte, con le quali io ci tengo ad avere un rapporto buono, positivo, collaborativo, quindi sicuramente insomma non mancheranno le occasioni, non mancheranno negli spazi insomma adeguati, perché insomma ne abbiamo veramente tanti. Adesso tutti gli oggetti saranno sottoposti al restauro da parte degli esperti dei Musei Vaticani, e al termine dell'operazione è al vaglio un allestimento speciale che si potrebbe tenere anche a Siena. Ecco qua il servizio, una bella storia raccontata ampiamente sulle pagine dei giornali di oggi. Fra l'altro c'è anche un ricordo di Don Franco Gonzi, che all'epoca era proprio vice direttore economo del seminario di Montarioso dove ci fu il furto, e poi c'è il racconto del responsabile dei carabinieri, appunto il maggiore Gianluigi Marmora, comandante del nucleo carabinieri di Palermo, che racconta insomma come sono stati trovati questi ladri, con un basista toscano che aveva dato le informazioni relative agli altri della banda siciliani, e poi la refurtiva trovata a casa di un collezionista. Insomma, una storia che sembra quasi un po' una spy story di un film, ma che è importante, riporta a Siena delle reliquie insomma di grande valore. Quindi bene così, con questa buona notizia noi ci fermiamo qui, siamo arrivati in chiusura anche oggi. Grazie per essere stati con noi, grazie a Samu Piras in regia, e se vorrete Buongiorno Siena torna domani con un'altra puntata. Grazie a tutti, buona giornata.